Questo è il nuovo Polar GRTX 2 Pro, il nuovo smartwatch top di gamma di casa Polar. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito da qualche caratteristica di base di questo GRTX 2 Pro, perché lui viene venduto in due varianti, la variante Basic, che è quella che ho provato io, e c'è anche la variante Titanium, realizzato in titanio, molto più leggero ma anche più costoso. Inizio subito da qualche indicazione, perché la prima cosa che mi ha stupito di questo orologio è la sua leggerezza e le sue dimensioni. È veramente leggero, pensate che pesa solo 79 grammi nella versione base, altrimenti si scende gli altri 15 grammi nella versione titanio, ed è anche veramente piccolo. Volendolo confrontare con alcuni dei suoi competitor, come possono essere il Sunto Vertical e il Garmin Fenix 7X, ecco che a parità di grandezza dello schermo, questo Polar è più piccolo, più leggero, meno spesso rispetto agli altri due. Soprattutto rispetto al Fenix ci si rende subito conto di quanto le dimensioni siano ridotte. Questo è sicuramente un pregio perché quando lo abbiamo al polso vi assicuro che è veramente leggero. Lo si riesce a utilizzare benissimo per ore e ore durante qualsiasi tipo di attività. Lo si riesce a utilizzare anche tutti i giorni senza avere quel piccolo mantoncino al polso come possono essere altri orologi. E soprattutto anche la notte, se volete fare il monitoraggio notturno, ecco che non vi darà per nulla fastidio. Ecco che davvero a livello di dimensioni e peso rispetto anche ai suoi competitor, probabilmente quello che ha le performance migliori. Passando invece a parlare del display in sé, qui troviamo un display OLED, un display dai colori veramente belli, un display molto molto bello. Un display da 1.4 pollici che lo rende veramente perfetto per andare a visualizzare un po' di tutto. Soprattutto poi lo vediamo quando si parla di cartografia, ecco che torna veramente utile. A livello di protezione poi lui ha anche sopra un vetro sapphire, quindi molto protettivo dal punto di vista degli urti. Io sto utilizzando questo smartwatch da ormai quasi 2 mesi e veramente non ha nessun graffio, quindi il vetro veramente protegge molto bene. Dal punto di vista del display veramente molto bene, ma c'è un ma, ovvero che questo tipo di display dà tanti riflessi. Capita spesso magari che essendo sotto la luce del sole, essendo magari contro sole, si faccia un po' fatica a vedere. Non tanto per la luminosità, perché la luminosità è veramente alta e anche sotto il sole pieno si vede bene. Il problema sono proprio i riflessi, che ogni tanto magari dobbiamo andare a muovere il braccio cercando un punto in cui non ci siano riflessi. Purtroppo questo tipo di vetro porta a questo problema. Continuando, come vi anticipavo, questo GRTX 2 Pro è un orologio cartografico. Troviamo già installate sull'orologio delle mappe, ma è possibile scaricarne una versione ancora più precisa direttamente dall'applicazione di Polar, delle mappe con le quali mi sono trovato veramente molto bene. Facili a lettura, abbastanza dettagliate, soprattutto poi è super utile quando andiamo a caricarci sopra una traccia, perché innanzitutto c'è l'implementazione direttamente con Komoot, Strava e Adidas Running, quindi volendo noi possiamo andare a caricare una traccia direttamente dall'applicazione sull'orologio e poi possiamo seguire la traccia. L'orologio ci darà le indicazioni di quando dobbiamo svoltare, tra quanti metri dobbiamo svoltare. Potremmo vedere sulla mappa la strada che abbiamo già percorso e quella che dovremo percorrere. Possiamo vedere tutta l'altimetria del giro, quindi a quanto dislivello abbiamo fatto, quanto dobbiamo ancora farne, a che altezza siamo, quanti chilometri dobbiamo ancora fare e quanti ne abbiamo fatti. Ecco che a livello di informazioni quando andiamo a caricare una traccia è veramente completo. Lo si può benissimo utilizzare anche magari per una gara di ultra running dove dobbiamo tenere monitorato qualsiasi tipo di informazione. Da questo punto di vista sicuramente un orologio con tantissime indicazioni. Per quanto riguarda invece tutta la parte di sensoristica, ecco che davvero qua è fatto molto bene. Tanti tipi di GPS, dal GPNS, GNS, Beidou, Galileo, eccetera. Orologio che supporta anche la doppia banda, quindi anche a livello di precisione di GPS, veramente una precisione al metro. Per quanto riguarda tutta la parte di sensori, anche qua lavora molto bene, altimetro, bussola e via dicendo. Ottimi. L'aspetto che bisogna un attimo valutare è quello del sensore del battito. Sensore del battito che è purtroppo una cosa con la quale non mi sono trovato molto bene. Tende, secondo me, a sovrastimare un pochino i battiti, ma questo è una cosa anche molto personale, perché come sappiamo i sensori degli orologi a polso sono molto influenzati dal colore della nostra pelle, se abbiamo dei peli, quanto sono grandi le nostre vene e via dicendo.
Quindi da questo punto di vista, ecco che secondo me dovreste provarlo sulla vostra pelle per vedere se per voi funziona oppure no questo tipo di sensore. Sicuramente però abbiamo un'ottima connettività per poter andare a implementare tutte quelle che sono fasce cardio, sensori terzi, per avere dei dati sicuramente più affidabili. Altro punto sicuramente interessante di questo GRITX 2 Pro è la sua batteria, perché nonostante abbia sia uno chassis più piccolo sia uno schermo, questo orologio ci permette di avere un'autonomia fino a 40 ore di utilizzo continuativo con tutti i sensori attivi. Quindi volendo noi possiamo partire, fare una gara di ultra running e l'orologio ci assisterà con tutti i sensori per 40 ore. Se noi non facciamo gare di questo tipo, ecco che un utilizzo, magari facendo una o due ore di attività al giorno, ci porta a doverlo ricaricare una volta a settimana. Non sarà un super battery smartwatch come possono essere magari dei concorrenti, ma ecco che sicuramente basta per la maggior parte delle persone che fanno sport. Infine parliamo del software installato a bordo di questo GRITX 2 Pro, perché troviamo un software secondo me fatto abbastanza bene. Abbiamo tantissime informazioni che possiamo utilizzare per andare a capire come ci stiamo allenando e come stiamo vivendo. Ha un ottimo monitoraggio del sonno con tutto quello che poi è anche il body battery, andare a capire quanto abbiamo riposato, quanto ci siamo faticati, se magari è la giornata giusta per spingere o magari meglio riposare un pochino. Abbiamo davvero tantissime informazioni. A livello grafico è fatto abbastanza bene, facilmente intuibile e facilmente leggibile tutti i suoi dati. Ecco che poi anche tutta quella che è la parte di monitoraggio è veramente fatta bene. Possiamo andare a vedere praticamente tutti i dati della nostra attività direttamente dall'orologio senza dover passare per forza dal smartphone. Sicuramente da questo punto di vista un monitoraggio 7 giorni su 7, 24 ore su 24, veramente realizzato bene, perché davvero se lo utilizziamo tutti i giorni ci permette di avere un flusso costante di dati sulle nostre performance fisiche. Quello che secondo me è il punto dolente di questo Polar è la sua applicazione invece. Un'applicazione secondo me vecchio stile, un'applicazione sia dal punto di vista grafico che delle funzionalità un po' troppo datata. Un'applicazione che avrebbe bisogno di una svecchiata dal punto di vista grafico ma anche dal punto di vista delle informazioni. Le informazioni ci sono, ma ecco che magari non vengono elaborate così tanto. Sicuramente c'è una miglior elaborazione del dato direttamente sull'orologio, ma penso che da questo punto di vista magari Polar ci stia lavorando e vedremo nei prossimi mesi qualche aggiornamento. Infine arriviamo ai prezzi, perché la versione base di questo GRITX 2 Pro costa 750 euro, quella in titanio 870. Poi i prezzi online possono variare in base allo store dove lo comprate. Ecco che come prezzo sicuramente Polar ha deciso di puntare in alto, di far concorrenza ad orologi molto famosi che possono essere Suunto Vertical oppure, come dicevo, il Fenix di Garmin. È un orologio che dal punto di vista delle performance dell'orologio in sé non ha nulla da invidiare ai suoi concorrenti. È un orologio che io personalmente ho utilizzato per 2 mesi e non mi ha fatto rimpiangere per nulla l'aver abbandonato il Fenix 7X di Garmin. Quella che secondo me è la chiave su cui Polar dovrebbe però lavorare, perché è davvero il punto debole rispetto ai competitor, è l'applicazione. Perché se è vero che l'orologio ha delle performance veramente ottime, l'applicazione è il punto veramente dove i competitor ancora sono avanti. Però spero che Polar ci lavori, perché il prodotto sicuramente ha tanto potenziale. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!